mia preoccupazione è che dietro questo vile attentato mafioso, sicuramente di stampo mafioso, ci siano anche delle connivenze con alcuni apparati dello Stato, perché ogni qualvolta che c'è qualcosa che si muove in senso negativo in Italia, si ricorre alla cosiddetta strategia della tensione. Ecco, ne è prova lampante che oggi, dico pochi anni fa, è venuto fuori tutto lo scandalo di 92-93 Falcone e Borsellino e le connivenze che c'erano con alcuni apparati dello Stato. Ecco, vedremo tra qualche annetto cosa viene fuori. Siamo qua a questo presidio perché è successo questo terribile fatto. Cioè, è morta una ragazza mentre andava a scuola. Semplicemente andava a scuola e la mafia dopo 20 anni a quanto pare uccide ancora, non si spiega la cosa perché è paradossale, non porta nessun frutto e i media arrivano a parlarne della mafia che c'è al nord, c'è al sud, c'è in tutta Italia, c'è accanto a casa nostra, solo quando avvengono fatti eclatanti come la morte di una ragazza. Non è possibile che accada così perché in realtà dovrebbe succedere l'opposto, che i giornali parlano tutti i giorni delle cose positive che vengono fatte da tutte le associazioni come Libera, come le cooperative che lavorano sui terreni confiscati alle mafie. Ci sono un sacco di ragazzi che d'estate vanno in questi campi a fare campi di lavoro e conoscenza. Cioè, è impensabile quello che è successo oggi e sono veramente arrabbiata perché di tutte le manifestazioni anche di Libera a cui partecipano migliaia di persone non è mai riservata la prima pagina. Le cose positive che accadono ogni giorno per contrastare la mafia se ne parla pochissimo o solo a livello micro locale. E invece quando succedono questi fatti tutti dicono ma com'è possibile? È possibile perché lo Stato tuttora non dà dei segnali forti, cioè si fa vanto delle operazioni d'arresto riescono a effettuare, sono tanti, ma in realtà il contributo che dà è minimo. Quindi io mi auguro che si inizi a parlare del bello che c'è, dell'antimafia che c'è, che siamo tutti noi, giovani, ognuno con le proprie scelte, con la propria partecipazione nelle piazze e nei fatti concreti di tutti i giorni.